L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise di Teramo ha condiviso con gli operatori della sanità pubblica veterinaria italiana i risultati sui progetti di ricerca avviati nel 2016. I settori su cui si sono concentrati maggiormente gli studi degli ZS Caporale hanno interessato la sicurezza alimentare e la sanità animale. La premessa fondamentale è che oggi la ricerca rappresenta l'unico vero strumento per dare una risposta ai problemi di un mondo che cresce a ritmo esplosivo, fabbisogni alimentari crescono alla stessa misura. Chi pensa oggi di risolvere i problemi della contaminazione ambientale passando a culture tradizionali bucoliche sbaglia, perché non si riuscirà a produrre in quantità sufficiente. Chi pensa in nome della necessità di produrre ad ogni modo senza guardare la sostenibilità pure sbaglia. Quindi il problema è complesso, è difficile, l'unica risposta può venire dalla ricerca. I finanziamenti stanziati in favore degli ZS di Teramo per i progetti di ricerca avviati nel 2016 sono stati di circa 2 milioni e 600 mila euro. Gli studi più importanti si sono incentrati in ambito della sicurezza alimentare sul rischio microbiologico in alimenti di origine vegetale, mentre in ambito della sanità animale sullo studio della malattia Lumpy Skin, un'emergenza che colpisce sempre più i bovini. Una malattia grave trasmessa da vettori, quindi come vettori definiamo quegli insetti o acari, zecche quindi, che pungendo trasmettono la malattia da un animale malato a un animale sano. E per una realtà come la nostra, quella italiana, dove il cuoio gioca un ruolo fondamentale, questa è una malattia ad esempio, che dà delle lesioni, delle cicatrici che non permettono l'utilizzo delle pelli bovine per l'acconciatura. I vostri studi a che livello sono arrivati? Ma noi adesso stiamo addirittura, abbiamo presentato un progetto di ricerca corrente per uno studio di un vaccino innovativo, quindi siamo al livello, in questo momento, massimo. Stiamo cercando di utilizzare vaccini che non siano quelli di origine africana, ma che siano dei vaccini meno impattanti rispetto ai nostri animali. Intanto l'IZS dell'Abruzzo e del Molise invita la cittadinanza a 4 incontri pubblici a Teramo in Piazzetta del Sole dal 15 al 18 giugno a partire dalle 20:45. Serate animate da cortometraggi e dibattiti su benessere e sanità animale, ma anche su sicurezza alimentare e ambientale. Per l'occasione sarà visitabile anche di sera il Museo del Gatto.